E Rebecca ha iniziato a fare l'illustratrice nel 96, ho letto, quindi da tantissimi anni, e ha pubblicato più di 30 albi illustrati. Je ne les ai pas compté, je ne me souviens pas. Ha perso il conto. E ho perso il conto. Ha perso il conto perché è una disegnatrice indefessa, bravissima, eccelsa, che credo non smetta un secondo di disegnare, a parte quando la rapiamo per portarla a chiacchierare su un palco. Rebecca era fino a oggi, alla Fiera del Libro dei Ragazzi di Bologna e ha vinto il premio Strega per ragazzi e ragazze per il più bel libro narrato per immagini con Un Attimo Soltanto. Un Attimo Soltanto è un libro davvero speciale perché è un libro, come l'ha definito Rebecca, un libro scomodo, nel senso che è un libro gigantesco. Eccolo qua. Sta in una shopper comunque, quindi voilà. E esatto. Vi invito ad aprirlo, sarà una sorpresa perché se lo apriamo qua probabilmente è lungo come tutto il palco. Sono 2 metri di libro con più di 100 personaggi particolari, perché sono animali vestiti, invece le persone sono gli animali, ok? Poi questa cosa me la spieghi. Bene, Rebecca, io sono davvero contenta e vorrei chiederti, partiamo dall'inizio, come è iniziato tutto questo? Cioè, tu hai sempre saputo che avresti disegnato per vivere? Quando hai capito che avresti vissuto disegnando? Ecco, forse la domanda è più così. Allora, no, non posso fare tutta la serata in italiano, è troppo difficile per me, quindi parlerò francese, je suis désolée. Donc moi j'ai 52 ans aujourd'hui, maintenant, ou 51, je sais jamais, je suis née en 71. Et donc dans les années 70, j'ai vécu une enfance très heureuse et où j'ai toujours dessiné, mais toujours, toujours. Peut-être que toi, tu as vécu la même chose, mais c'était évident pour mes parents que j'avais du goût pour le dessin et pour la peinture. Allora, innanzitutto io sono nata 52, 51 anni fa, non lo so, sono del 71, il calcolo fatelo voi perché mi perdo. Diciamo che io da bambina ho avuto un'infanzia bellissima, felicissima, e ho disegnato praticamente da quando sono nata. Io ho sempre disegnato, sempre. Non so se anche per te è stata la stessa cosa, ma io ho sempre disegnato. Infatti i miei genitori fin da quando ero piccola sapevano già cosa avrei fatto da grande. Alors, je précise que je suis née de l'autre côté de la montagne, je ne sais pas où elle est la montagne ici, mais dans la ville de Gap, à 3 heures de voiture d'ici, hein, c'était pas très loin. E giusto per la cronaca, io sono nata a Gap, a 3 ore di macchina da qua, appena di là delle Alpi. Et je dois dire que il y a quelque chose que je dis souvent aux enfants quand je les rencontre dans les classes. C'est vrai que quand même avoir une enfance dans les années 70-80 était très différente de l'enfance d'aujourd'hui. Je m'en rends vraiment compte, tout simplement parce que à chaque fois je le dis aux enfants, je dis on n'avait pas d'internet, pas de jeux vidéo, on n'avait même pas la télé, pas de tablette, pas de YouTube, pas de TikTok, d'Instagram, de poètes, de trucs et de chpouettes. Et moyennant quoi, j'avais un temps infini pour faire beaucoup d'autres choses. Et moi, tous les soirs, j'avais un carnet de croquis. Et avant de me coucher, j'avais pas le droit de regarder des films ou rien, il y avait rien. Je faisais un dessin. Moyennant quoi, j'ai eu le temps de développer, je pense, déjà une imagination dans l'image. Et puis, tout simplement, une technique de dessin. Et je me demande vraiment ce que je serais devenue si j'étais née aujourd'hui. Bon, c'est toujours des questions qui n'ont pas de sens, mais je me pose vraiment la question de ce que c'est de développer une sensibilité artistique au milieu de toute cette technologie. Je me pose juste la question, je n'ai pas de réponse. Oui. E dunque, quello che dico io di solito quando incontro i ragazzi, perché io incontro molto spesso, vado nelle scuole, parlo con i bambini, allora comincio sempre riflettendo su una cosa, cioè sul fatto che io appunto sono cresciuta negli anni 70-80, ero piccola in quel periodo lì,
E l'infanzia, quella appunto che poi mi ha portato a diventare quello che sono oggi, era molto diversa dall'infanzia che si può vivere oggi come oggi, nel senso che non solo non avevamo internet, il tablet, il computer che più ne ha più netta, ma non c'era TikTok, non c'era Instagram, non c'era da postare, non c'era da guardare, insomma non c'era fare like, insomma c'era tutta una serie di situazioni completamente diverse. Da me poi appunto non c'era neanche la televisione, bisognava, c'era, si poteva accedere alla TV solo solo in certi momenti e così. Quindi questo cosa voleva dire? Che io, a differenza dei ragazzini, dei bambini di oggi, avevo tantissimo tempo che oggi non so se sia ancora disponibile. Questo tempo, ad esempio, la sera prima di addormentarmi, anziché fare tutte queste cose tecnologiche, cosa facevo? Io tutte le sere facevo un disegno, uno schizzo di qualcosa. E perché non potevo guardare la televisione, anche se magari potevo stare in piedi fino a una certa ora, però comunque la TV non ho assolutamente. Quindi ogni sera io facevo un disegno, fin da bambina appunto. E questo mi ha aiutato a, come dire, immaginare e a sviluppare la mia immaginazione. E anche a sviluppare una mia tecnica, ovviamente, perché sera dopo sera appunto io disegnavo. E quindi ogni tanto, devo dire, mi ritrovo anche a chiedermi: ma se fossi nata oggi, chissà cosa sarebbe successo, chissà chi potrei essere se fossi nata oggi, perché effettivamente mi chiedo talvolta quale può essere la sensibilità artistica di una persona come me, ad esempio, che nasce oggi, che cresce però in questo mondo ipertecnologico. Et juste une petite chose, j'ai eu la chance de naître dans une famille qui a détecté mon goût très prononcé pour le dessin, la peinture, tout ce qui se faisait à la main. Et mes parents m'ont poussé à étudier le dessin. Mais pour répondre à ta question, je n'avais pas connaissance de ce que c'était que le métier de l'illustration, puisque de même, on n'avait pas Internet, on ne pouvait pas chercher. On oublie ça, mais on ne pouvait pas avoir d'informations sur ce genre de choses. Il n'y avait pas Instagram pour voir qui faisait quoi. Donc, j'avais pas une notion très précise du métier. Et j'ai simplement eu des parents qui m'ont dit « Tu aimes dessiner, va faire une école de dessin ». On a confiance et voilà, ça c'est la grande chance de ma vie d'être née dans la bonne famille et d'avoir eu la confiance de ma famille. Ouais. E devo dire però che soprattutto, e qui torniamo anche a bomba del discorso, vengo a rispondere finalmente alla tua domanda, la cosa importante è che a casa mia i miei genitori si sono accorti fin da subito che a me piaceva tanto disegnare, fare le cose a mano, quindi creare appunto delle cose, e sono stati proprio i miei genitori che mi hanno spinto a nutrire, alimentare appunto questa mia passione e a disegnare. Mi hanno sempre detto: ti piace disegnare, disegna, fallo davvero, fanne la tua una scelta di vita appunto. E in realtà io, e qui appunto rispondiamo alla famosa domanda, non sapevo bene che cosa sarei diventata, ma non sapevo bene neanche che cosa volevo diventare. Perché? Perché appunto, tornando a quello che dicevamo prima, non c'era internet, non c'era Instagram, non è che potevi guardare cosa facevano gli altri e dire voglio farlo anch'io questa cosa qua, perché no, non potevi, semplicemente non lo sapevamo. E quindi non avevo chiaro che tipo di mestiere avrei voluto fare. Sono stati proprio i miei genitori che invece mi hanno spinto ad alimentare, a dare appunto, ad approfondire questa mia grande passione. Quindi devo dire che probabilmente la mia grandissima fortuna è stata quella di nascere nella famiglia giusta. Che meraviglia, bellissimo. Ma quindi avevi una nutrita biblioteca però con libri illustrati o neanche quello? Sì, quando eri una bimba. Ma mamma était bibliothécaire, come me. Ecco, ok. Mamma faceva la bibliotecaria, è tutto detto. Alors elle me faisait lire des livres, elle me proposait des lectures, beaucoup. Donc je lisais beaucoup, mais je n'avais pas beaucoup de livres illustrés, pas tellement finalement. Allora, leggevo, questo sì, perché appunto grazie a mia mamma mi portava tanti libri da leggere, ma devo dire che non è che ci fossero tanti libri illustrati. Capito. Quello che mi ha sempre colpito del tuo stile bellissimo è che non so se tu ti consideri un'illustratrice per l'infanzia, io questo non lo so, io forse qualcuno ti considera tale, io no. Per esempio, mi piace tantissimo e mi ha colpito sin dal Principesse che avevo visto nei miei famosi 20 anni, questo stare a cavallo
tra il mondo dell'immaginazione dell'infanzia, come aver mantenuto il fuoco vivo dentro di te della bambina che è sempre viva, e però anche un immaginario adulto, cioè non creare un muro tra le generazioni, ma abbracciarle senza, e non credo che, e forse tu sei stata una delle prime che ha fatto questa operazione negli albi illustrati. C'est vrai que oui. c'est-à-dire que moi j'aimais le dessin, mais je pense qu'on est quand même nombreux illustrateurs à aimer dessiner, raconter des histoires, créer des images. Mais au début, on ne pense pas forcément à les faire pour les petits ou pour les grands. Moi, ça m'est égal, en fait. Ça n'a pas d'importance. Mais il se trouve qu'au début, on trouve du travail dans l'illustration officiellement destinée aux enfants. Donc, je me suis mis à faire des livres pour les enfants. Mais à la vérité, je ne suis pas en train de dire que les enfants ne m'intéressent pas. Mais je fais des livres pour les gens. Et je ne vois pas bien la différence, en fait. Je ne parle pas des tout petits, mais... Je comprends pas pourquoi tout d'un coup on devrait basculer dans un monde d'adultes et voilà, oublie. Il y a une expression que je n'aime pas du tout, c'est quand on dit « Ah, tu as gardé ton âme d'enfant ». Moi, je n'ai pas gardé mon âme d'enfant, je suis juste la même personne. Je vois pas pourquoi je l'aurais perdue. Enfin, j'ai gardé mon âme à moi. C'est peut-être ça, je sais pas. Bon. Okay. Alors, la risposta breve è sì. Detto ciò, però, effettivamente a me è sempre piaciuto disegnare, come vi dicevo prima, e alle persone a cui piace disegnare, agli illustratori se vogliamo, ma in generale agli artisti a cui piace disegnare, cosa fai? Ti piace disegnare a prescindere, e quindi quando cominci soprattutto a disegnare non è che ti poni la domanda: disegnerò per gli adulti, disegnerò per i bambini, cosa mi piace fare di più? Diciamo che ci sono nella situazione odierna più probabilità di riuscire a lavorare illustrando libri per bambini, e quindi ovviamente si parte da lì. Ad esempio, per me tutto è cominciato da lì, e questo, io, lungi da me dire che non è bello illustrare libri per bambini, assolutamente che lo è, però la mia obiezione relativa al fatto che non capisco tanto questa esigenza di fare una distinzione tra libri per bambini e libri per adulti, perché secondo me io non faccio libri per bambini o per adulti, faccio libri per le persone, punto, in generale, e veramente fatico ogni tanto a ragionare su quella che è la differenza. Appunto, questa, non mi piace che ci sia questa spaccatura, questo discrimine tra ciò che in teoria è per adulti e ciò che in teoria è per i bambini. E soprattutto, ad esempio, c'è questa espressione che trovo molto fastidiosa quando ti dicono: ah, ma sei rimasto bambino dentro, si vede proprio che sei rimasto bambino dentro. Ma cosa sei rimasto bambino dentro? Nel senso che io non è che sono rimasto bambina dentro, io no, io sono sempre quella persona che ero da bambina. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais, dont tu voulais. Assolutamente. Non so se ho risposto alla domanda. Assolutamente. E qua mi riaggancio a un'altra cosa. Oltre appunto a fare libri per le persone, tu, un'altra cosa che mi fa impazzire di te è che non hai paura del dark side, ovvero di quei personaggi anche un po' grotteschi, quella sensazione di sottile tristezza, di delicatissima, dolce tristezza. Sei una persona romantica, o è il tuo essere francese, non so. C'est vrai qu'au début, on m'a souvent reproché de faire des personnages qui ont l'air tristes. Mais je vous avoue que je trouve que des personnages qui rient tout le temps, je trouve ça très louche, en fait. Ça me fait peur. Regardez, si je vous vois, à chaque fois, je dis la même chose aux enfants. Quand je vous vois, vous ne souriez pas. Vous m'écoutez un peu, vous souriez. Mais si vous étiez tous comme ça, je flipperais, mais grave, comme on dit. Donc, et dans le monde des livres officiellement pour enfants, les éditeurs, souvent, font cette demande. Quand j'avais fait la couverture de Princesse, on m'a demandé de faire sourire le portrait. J'avais fait une princesse borgne, on m'a demandé de remettre les deux yeux valides. Bon, donc je n'ai pas fait sourire la princesse, on m'a dit que ce serait un fiasco total.
Et donc voilà, et après quand finalement les livres ont eu du succès, on me fiche la paix maintenant, on me laisse faire des personnages plus mélancoliques, plus tristes, etc. Et pardon, ça va, je peux en continuer encore un peu. Et je voulais juste te dire aussi que moi quand j'étais enfant, j'étais intéressée par toutes les histoires, y compris les histoires tristes, mélancoliques. La vie c'est ça, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses tristes et des choses drôles. Et mais plus que ça, je trouve que ce qui est officiellement gay ne l'est pas forcément, et ce qui est officiellement triste ne l'est pas forcément. Donc, ce qu'on veut me vendre comme du bonheur, vous le savez tous, ce n'est pas forcément du bonheur. Et le malheur a sa part de plaisir, je trouve. Voyez, pensez au mariage et aux enterrements. Et dites-moi ce que vous préférez. Ok. Je suis responsable de la réponse. Moi, j'ai fait mon choix. Allora, devo dire che c'è una cosa che mi è stata rimproverata soprattutto all'inizio, ovvero il fatto che effettivamente io tendevo a creare dei personaggi che secondo alcuni erano tristi. Però, francamente, io non mi sono, di nuovo, non mi sono mai posta più che tanto la questione perché? Perché effettivamente, sì, uno si immagina che un personaggio debba essere sorridente, soprattutto in un libro per bambini, ma scusate un momento però, non è che si sorrida sempre tutti in qualsiasi momento, se qualcuno sorride sempre, anche un personaggio di un libro magari, che è lì sorridente sempre perennemente, la cosa mi lascia un po' interdetta, cioè lo trovo sospetto, c'è qualcosa che non funziona tanto, no? Che se qualcuno sorride sempre, perché ad esempio lo dico anche ai bambini quando li incontro, anche a voi questa sera, voi in questo momento mi state guardando, non è che mi state sorridendo tutti, perché se voi in questo momento foste tutti così, mi farebbe un po' specie, diciamo, non mi sentirei tanto a mio agio, c'è qualcosa che non va, mi direi, ecco, per cui stessa cosa per quanto riguarda appunto i miei personaggi e devo dire che appunto anche per quanto riguarda ad esempio soprattutto il libro appunto Principesse di cui si parlava, quando appunto io ho creato la copertina appunto di Principesse mi è stato detto ma no, però così non funziona, mettili un bel sorriso sulla faccia di questa principessa. E io ho detto assolutamente no, cioè non mi pare proprio opportuno, anzi mi sembrerebbe del tutto fuori luogo. E l'editore addirittura mi disse vabbè allora scordati di vendere, sarà un fiasco colossale, vedrai che tu con questo libro non vai da nessuna parte. E io invece no, ho detto insistito, ho detto no, non esiste proprio, questa è la mia storia, questo è il mio libro, e il sorriso, questa qui non glielo diamo perché non avrebbe senso. E poi cosa devo dire? Che in realtà ovviamente il libro ha venduto tantissimo, ha avuto un sacco di successo e finalmente hanno smesso di rompermi le scatole con questa cosa di far sorridere sempre tutti i miei personaggi, santo cielo. Però per aggiungere ancora un dettaglio importante secondo me è che fin da quando io ero bambina in realtà io ho sempre amato tutte le storie, non solo le storie felici, a lieto fine, allegre, assolutamente no. Perché? Perché la vita è così, la vita non è sempre solo allegria, felicità e grandi sorrisi, la vita è fatta di alti e bassi, di momenti di gioia, di momenti meno gioiosi, assolutamente sì. E mi viene da dire anche un'altra cosa, e cioè il fatto che talvolta quello che ci viene detto che dovrebbe darci tanta felicità non è che ci dà tutta sta felicità, e le cose che invece magari la felicità non ti aspetti che te la diano, invece sì che te la danno la felicità, ecco, per cui in un certo senso mi viene da dire quello che diresti, ah sì, se faccio questa cosa qui sicuramente sarà una grande gioia, mi verrà proprio, cioè sarà una bellissima esperienza, magari invece scopri che non è affatto così, e al contrario magari quella che inizialmente ti sembra una sfortuna colossale poi invece si rivela invece avere un aspetto molto molto positivo, ecco. E in questo senso ad esempio vi invito a riflettere ad esempio su quello che uno può pensare dell'esperienza, non so, di un matrimonio piuttosto che di un funerale, poi ditemi, magari alle volte uno si aspetta che le cose vadano in un certo modo e magari vanno in un altro, e sono curiosa di sapere cosa ne pensate in questo senso. Ecco, benissimo, allora un'altra cosa che volevo chiederti è il tuo rapporto col tempo. Negli ultimi libri di Iacominus, Un attimo soltanto e Iacominus, indaghi due aspetti temporali completamente diversi.
In uno è la vita di questo coniglietto dalla nascita alla morte, riassunta in momenti salienti. L'altro è l'opposto, è una storia corale per immagini che frizza un istante. Ma la mia domanda è, tu quando disegni entri in una specie di dimensione in cui il tempo si dilata, il tuo tempo coincide con quello dei personaggi? È una specie di flusso? Cosa succede? Come... Je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si je comprends exactement de quoi tu veux qu'on parle, mais hier on me faisait remarquer aussi dans mes livres, dans cette série de Jacominus, à chaque fois effectivement, ça parle du temps, d'une vie, d'un moment, d'une seconde. Et j'ai d'autres projets pour Jacominus, et à chaque fois, c'est vrai que le temps revient. Mais je me rends compte que de toute façon, de quoi voulez-vous que je parle ? C'est ce que j'ai répondu hier à la même question à peu près. Mm-hmm. De quoi voulez-vous que je parle ? Dans tous les livres, on parle du temps, dans le fond. Du temps qui passe, de la fascination pour le temps qui passe, des vies qui vont, des regrets, des souvenirs, de l'attente, des gens qui se dépêchent, des gens qui ont peur de mourir. Ça paraît un peu énorme, mais en fait, c'est ça les histoires. S'il n'y avait pas de temps, il n'y aurait pas d'histoire, je crois qu'on peut dire ça. Donc c'est le sujet, les histoires, elles s'inscrivent dans le temps, et c'est le thème. On ne parle que de ça, je crois, tout le temps, en fait. Bon, ça c'est une chose, et d'autre part, c'est vrai que c'est un thème qui me fascine moi particulièrement. Je sais pas si je suis romantique, mais j'ai une petite propension à la mélancolie, mais à la mélancolie agréable, pas la mélancolie, la vraie mélancolia, non. Vous savez, la nostalgie de la mélancolie, mélancolie de plaisir, si vous voulez. Donc, le passé me fascine. De toute façon, on n'a que ça. C'est un peu ça, vous voyez. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, c'est assez personnel et c'est plus une question de sensibilité de la vie. Mais c'est vrai que je suis comme ça, fascinée par le temps. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas fascinés par le temps ? Je me demande. Allora, dunque, è vero in particolare, se ho capito bene la domanda, vediamo insomma se ho capito bene la domanda, però effettivamente, ad esempio, nei libri di Jacominus, appunto, è vero, mi è stato fatto notare, e devo dire che, devo ammettere che è così, effettivamente prima c'è molto la dimensione temporale, perché c'è la vita intera, appunto l'arco della vita intera, c'è un momento, un attimo soltanto, c'è un secondo, un momento in particolare, appunto, quindi c'è il tempo, sì, effettivamente questo è verissimo, però mi viene anche da dire, ma c'è un libro, esiste un libro che non parla del tempo? Perché secondo me tutte le storie, tutti i libri parlano di tempo, nel senso che pensiamoci, il tempo caratterizza tutte le storie, perché c'è chi è giovane che vuole crescere, c'è invece chi è già cresciuto e guarda indietro quello che è successo in passato, c'è chi ha paura del tempo, c'è chi sente il tempo che passa velocemente, c'è chi invece aspetta magari qualcosa, c'è chi ha paura di morire magari perché il tempo appunto sta per finire, quindi insomma, mi viene da dire che se non ci fosse il tempo non ci sarebbero le storie, vanno di pari passo, vanno a braccetto uno con l'altro. E alla fine tutte le storie raccontano appunto qualcosa che ha a che fare col tempo. E questo da una parte. E dall'altra mi verrebbe da dire però che effettivamente, non so se mi definirei romantica, però effettivamente mi affascina molto questa idea del tempo. C'è una dimensione molto particolare, diciamo, di melancolia più che di malinconia, diciamo così. Diciamo, non c'è un elemento di tristezza nella mia malinconia, è qualcosa quasi di piacevole da vivere come esperienza. Per me il passato è qualcosa di estremamente affascinante, e adesso non so se devo aggiungere ancora qualcosa in particolare, la trovo un'esperienza alla fine molto personale, nel senso che dipende dalla sensibilità individuale come si vive il tempo. Devo dire che per quanto mi riguarda, sì, il tempo
in generale e anche il passato mi affascinano, questo sì, però mi chiedo se ci sia qualcuno che non è affascinato dal tempo. Credo nessuno, cioè nel senso, effettivamente. Domanda più facile, più pratica, Rebecca. Io ovviamente vorrei sapere tutto di te, cioè tu al mattino quando ti alzi, io so che per esperienza che il nostro mestiere è un mestiere di autodisciplina, perché devi appunto il rapporto col tempo anche lì, come lo gestisci, non vai a timbrare il cartellino, e non vai in un ufficio, non hai nessuno che ti dà lo stipendio a fine mese, e quindi può nascere solo se si ha una grandissima passione, se non si può fare a meno di disegnare, questo è assolutamente la base. Poi però come ci si organizza la giornata, come si porta a casa dalla scintilla creativa un progetto come questo fatto e finito, e soprattutto qual è il tuo momento preferito, quello dove scatta la scintilla e è ancora il foglio bianco, oppure quando inizia a intravedere il capolavoro che è quasi finito? Perché te lo chiedo perché in tantissimi libri, anche negli ultimi, tu apri molte finestre sul backstage, sul processo, su quello che poi ti dà quello che è poi la tavola finita, che è appunto un capolavoro, ma anche il processo è un capolavoro. Alors, c'est vrai que là, on parlait de choses très artistiques, philosophiques, romantiques, mais avant toute chose, faire des images et faire des livres, c'est un métier très technique, très terre à terre. Il y a des choses à apprendre et tout ce que tu as dit, une discipline à acquérir, etc. Y compris, les gens fantasment toujours, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais sur la fameuse inspiration. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? Tout ça, selon moi, n'existe pas. C'est une discipline de travail. Comment produire des images? Comment trouver des idées? Comment créer une histoire, etc.? Donc, tout ça est très technique. Et c'est beau, c'est génial. Il y a la partie artisanale. Vous avez la différence entre le mot artisan et artiste et artisan, et que je trouve génial, parce que je trouve que c'est vraiment ça. C'est un artisanat, ce qu'on fait nous-mêmes. Donc, je peux vous expliquer un peu, mais si tu veux traduire d'abord. Sì, oui. Allora, siamo passati qua dai massimi sistemi a parlare di artisti e filosofia e romanticismo, cose molto più concrete se vogliamo, però in realtà questi aspetti molto concreti sono altrettanto importanti, perché poi alla fine chi fa il nostro mestiere questo fa, no? Cioè deve alla fine trovarsi ad avere a che fare con una serie di problematiche molto terra a terra, che però se non ci sono quelle non si va da nessuna parte. E mi piace molto appunto questo riferimento che hai fatto alla disciplina, all'autodisciplina, che è essenziale ovviamente nel nostro lavoro, perché si tende quando si fa il nostro lavoro, non so se sarai d'accordo anche tu, ma si tende a sentire tantissimi discorsi sull'ispirazione, questa cosa dell'ispirazione. Secondo me l'ispirazione non esiste, nel senso che bisogna essere molto disciplinati, bisogna darsi un gran da fare, farsi un gran mazzo a cercare un'idea, a cercare delle immagini da guardare, a cercare di capire poi come renderle quelle immagini e cosa creare, quindi un processo molto tecnico effettivamente. Detto ciò, questo nulla toglie poi alla bellezza, quanto sia pazzesco e bellissimo appunto il processo creativo che poi ti porta al risultato finale. Trovo che ad esempio ci sia questa distinzione artigiano-artista, artigianalità e appunto produzione artistica, che è molto bella secondo me, perché effettivamente quello che noi facciamo ad esempio secondo me ha una dimensione artigianale molto vera e molto bella. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc mes journées, eh bien elles sont très dépendantes de ce qu'on attend de moi et du résultat que je veux avoir. J'ai un emploi du temps, j'ai des livres à faire, des livres à terminer, des rencontres à organiser. Je dois faire plaisir à mon éditeur, je dois gagner ma vie, je dois me reposer, je dois faire plaisir à mon mari, m'occuper des enfants quand ils étaient enfants, aller voir ma maman, et tout ça se combine, c'est très matériel et c'est très normal en fait. Et j'essaye de survivre dans tout ça. Donc il y a des moments où
Si je dois généraliser, je dirais que pour faire quelque chose, un livre ou une affiche ou n'importe quoi, surtout un livre, c'est un travail de longue haleine. Malheureusement, je constate que j'attends toujours un peu le dernier moment pour terminer mon travail. Tant que je n'ai pas une pression de la part de l'éditeur ou de la deadline qui avance dangereusement devant moi, malheureusement, j'ai beau me mettre au travail le matin, il n'y a rien à faire, ça ne va pas aussi vite que quand je suis en retard. Donc, je joue avec le retard, je dirais, si je dois répondre de façon générale. Bon, ça c'est une première chose. E poi vorrei aggiungere anche un'altra cosa, ovvero il fatto che sento molto la dimensione di quello che gli altri si aspettano da me in generale nella mia vita, diciamo così, per cui so che ad esempio sembra tutto rose e fiori, questo mestiere assolutamente poetico e bellissimo, in realtà è molto concreto, ci sono degli aspetti molto concreti, molto appunto terra a terra, cioè hai dei libri da fare, hai dei libri da finire, devi finire di fare una certa cosa piuttosto che quell'altra, devi avere delle idee, devi approfondirle, devi guadagnarti da vivere, devi interagire col tuo editore che ovviamente si aspetta delle cose da te, poi devi gestire i tuoi figli, nel mio caso appunto adesso sono un po' più grandi però dovevo gestirmi soprattutto quando erano piccoli, poi c'era mio marito, dovevo occuparmi anche di mio marito e poi c'era mia mamma e quindi bisognava occuparsi anche di mia mamma, quindi insomma c'erano tutta una serie di questioni che sono se vogliamo molto normali ma bisogna farle tutte queste cose ovviamente e quindi quello che ho cercato di fare in tutto questo periodo è stato innanzitutto cercare di sopravvivere e poi se vogliamo generalizzare quando si crea un prodotto di questo cioè una creazione artistica appunto di questo genere che può essere una cosa anche piccolina ma nel caso di un libro ovviamente a maggior ragione è un progetto a lungo come dire a lungo termine quindi ti richiede molto impegno sul lungo periodo io ahimè devo confessare che lavoro bene diciamo quando la mia scadenza è lì e sento una pressione allucinante non posso più sfuggire devo finire per forza questa è la spinta che più mi porta a essere produttiva nel senso che se non ho una deadline una scadenza non ho qualcosa lì che mi sta dicendo sono in ritardo assolutamente oddio devo finire non ce la faccio l'editore che mi sta dietro assolutamente col fiato sul collo io tendo un po', come dire, a procrastinare, per cui direi, non ho detto procrastinare, ho sbagliato io assolutamente, oh, vedi, ecco, assolutamente tendo ad attendere e quindi in questo senso il ritardo, devo dire, è veramente la cosa che mi fa andare più veloce possibile. Alors, pardon de t'avoir arrêté. Je n'ai pas dit que je procrastinais, mais voilà, je m'explique. Le problème, c'est que quand vous voulez faire un dessin, ça n'est jamais fini. Personne, à aucun moment, je me dis, là, c'est bon. Si j'ai une journée en plus pour l'améliorer ou pour changer d'idée, je la prends. Donc, il faut absolument qu'on me dise, stop, maintenant, tu t'arrêtes, c'est fini, tu vas nous rendre ton travail. Sinon, moi, je recommence à l'infini. C'est pour ça que je suis toujours en retard et que j'ai réécrit mes histoires 50 fois. J'aurais envie de corriger mes dessins. Je ne suis jamais contente. Donc, au début, ça n'avance pas parce que je procrastine, parce que je recommence et je peaufine plutôt. Et à la fin, je ne peaufine plus. Voilà. C'est plutôt ça, en fait, le grand principe général. E quindi appunto non procrastinare assolutamente no, mea culpa assolutamente, perché intendo dire questo? Perché effettivamente quando io faccio un disegno poi o qualcuno mi dice benissimo va bene a posto andiamo in stampa perfetto oppure io non vado più alla fine nel senso che poi una cosa che a me sembra finita arrivo magari il giorno dopo e dico però magari potrei fare ancora qualche cambiamento oppure cerco insomma di cambiare ancora qualcosina però magari se lo faccio diversamente potrei farlo però una cosa un pochino diversa cambio, aggiungo, tolgo una roba così ecco quindi se non ho qualcuno dall'esterno che mi dice ok basta va bene non c'è più niente da fare non c'è verso io continuo all'infinito appunto e quindi appunto lungi da me procrastinare faccio di nuovo mia colpa però appunto effettivamente è proprio una questione che se qua non mi arriva come dire una pressione dall'esterno che mi ferma io non mi fermo mais pour répondre plus pardon
Pour la domanda è, ma chi è questa persona? L'editore, tuo marito, tuoi figli, il tuo superego? No. Tout ça en même temps. Tutte queste persone. Mais pour répondre plus précisément à ta question, effectivement, il y a des moments où je cherche des idées, parce que techniquement, hein, et ça, je peux trouver et chercher des idées pour des images n'importe où, n'importe comment. Moi, je travaille beaucoup le soir dans mon lit, je prépare mon travail du lendemain, je m'allonge, vous voyez comme c'est gai, l'étape la plus importante, c'est vraiment trouver l'idée, parce que mon process général, je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça, je pense qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça, l'idée c'est de visualiser l'image finale très précisément dans ma tête, et après, je dois simplement copier ce qu'il y a dans ma tête sur la feuille. Trouver l'idée, c'est difficile, c'est fatigant, c'est une souffrance, entre guillemets. Réaliser l'image, je peux allumer la radio, regarder un film en même temps, c'est pas un problème. Donc, réaliser l'image, ça peut être très long, mais c'est pas fatigant mentalement. Trouver une idée, c'est stressant, et c'est ça que moi, je trouve que je repousse beaucoup ça. Quand je sais que je dois trouver une idée, ça me stresse, en fait. Et des fois, le soir, je suis dans mon lit, alors j'ai tout un process pour trouver des idées, dont on pourrait parler, mais bon. Et quand je sens que tout d'un coup, je dis « Ah ouais, je sais, je vais faire ça. Ok, bon, bah c'est bon, je peux m'endormir. » Et le lendemain, je suis tranquille, je peux… Riesce à dormir. Oui, 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 voilà. Et le boulot est fait, quoi, voilà. Donc, c'est ça les gros… Devo dire che effettivamente, diciamo, c'è la fase cruciale è quella appunto di cercare delle idee, nel senso che bisogna trovare un'immagine, delle immagini ad esempio, e quando è che io cerco l'idea? E beh, la sera quando vado a dormire mi distendo così, capite che vita esaltante che ho, mi metto appunto nel letto così sono lì che medito su quelle che possono essere le mie idee, eppure questo è un momento veramente fondamentale perché devo trovare l'idea. Ora io non so se anche tu, come dire, hai questo approccio, ma devo dire che alla fine forse in molti condividono questo mio approccio, cioè bisogna avere un'idea, se non devi avere un'idea, e per me il fatto di trovarla, questa idea, vuol dire visualizzare questa idea con un'immagine che poi diventa l'immagine finita che poi io dovrò creare, ma intanto mi serve l'idea, e finché non trovo appunto questa idea continuo appunto a pensare, a rimuginare, a cercare appunto di trovare questa idea. Quando finalmente mi arriva l'idea, io quest'idea ce l'ho in testa, beh, a quel punto buona parte del lavoro è fatta, perché sì, è vero che poi io devo ancora trasformarla in qualcosa di concreto, però quella parte lì non è così complicata, diciamo, per me, perché la parte veramente di grande lavorio, di grande fatica, risiede proprio nel trovarla questa idea, e a volte questa idea non è per niente facile da trovare. Una volta che ce l'hai l'idea, che hai questa immagine ben definita, sì, magari poi per realizzarla ci metti tanto tempo, ci metti tanto lavoro, ma è una cosa completamente diversa, perché ad esempio non c'è quell'elemento di stress che invece caratterizza il processo appunto di trovarla questa idea iniziale. Quando poi sono lì che devo poi creare, posso anche avere la radio accesa, non è che mi disturba particolarmente. Quindi c'è appunto questo momento serale in cui io rifletto, cerco di capire che idea mi può venire in mente, qual è l'idea di cui ho bisogno, e poi l'idea magari mi viene, a quel punto dormo tranquilla, beata, appunto il mattino dopo mi sveglio e appunto la metto in pratica. E sinon je travaille à peu près 7 jours sur 7, de 8 heures du matin à 11 heures ou minuit, et 322 jours par an, voilà. 322, d'accord. E in generale diciamo che mi sveglio alle 8 e posso andare avanti poi anche a lavorare, comincio più o meno a quell'ora lì a lavorare anche fino a mezzanotte, dipende dalle giornate, e lavoro, ha detto così, 322 giorni all'anno. Fantastico. E nelle pause cosa fai? Tisana, yoga, Maintenant j'ai une maison à la campagne et un jardin, donc je vais couper du bois et je me suis acheté une tronçonneuse et je suis super contente avec ma tronçonneuse. Okay. Cosa faccio nel tempo libero? Ho appena acquistato una bella casa in campagna e un giardino di cui occuparmi, e mi piace molto occuparmi del legname. Ho appena comprato una motosega, sono bravissima. Aiuto.
Je constate que quand je suis en vacances avec mon mari, qui est auteur aussi, on parle des livres qu'on va faire ensemble. En fait, on a du mal à lâcher l'affaire. Però devo dire che anche quando sono in vacanza, mio marito fa lo scrittore, lavoriamo spesso su progetti assieme e alla fine parliamo di lavoro, parliamo dei nostri progetti, dei nostri libri. Ecco. A proposito di progetti, immagino nella tua posizione ti capiteranno proposte di lavoro di tutti i generi, alcune saranno anche bellissime proposte di lavoro, progetti. Come li scegli? Quale criterio usi per scegliere un progetto? Et ti è facile dire di no? C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que comme ça se passe bien, les éditeurs ont la porte ouverte, je ne choisis pas les projets, c'est moi qui dis ce que je veux faire. L'éditeur ne me dit pas « est-ce que tu veux faire ça ?» J'ai une bonne confiance avec mon éditeur et je lui dis « tiens, cette année, on va faire ça ». Donc je choisis moi-même et c'est très rare qu'il y ait des projets qui viennent de l'extérieur pour ce qui est des livres. Après, on me demande de faire des affiches, des choses, bon. Donc ça, c'est les projets ponctuels, je dis plus facilement oui, mais les livres, je reçois des textes très régulièrement et je dis toujours non presque maintenant. C'est moi qui propose et on discute avec l'éditeur, hein, mais. Allora, devo dire che mi trovo forse in una posizione di, come dire, fortunata in questo momento, nel senso che anche nei confronti del mio editore, quello che succede è che io non scelgo, non seleziono dei progetti. Sono io che propongo un progetto a cui voglio lavorare e quindi appunto è così che funziona in generale. Mi viene un'idea, mi decido di fare qualcosa, la propongo appunto al mio editore, ma è veramente rarissimo che ci siano dei progetti che mi arrivano dall'esterno, nel senso che magari ci può essere il progetto, la cosa puntuale, che ne so, l'illustrazione, il poster per questo piuttosto che quell'altro, però a parte quello appunto sono progetti, soprattutto quando si tratta di libri, magari mi arrivano anche dei testi così, però non è una cosa di cui, come dire, che faccio, perché appunto i progetti me li creo da sola, diciamo, sono io che propongo i progetti a cui voglio lavorare. Sinon, en gros, l'idée c'est de pouvoir me renouveler, d'essayer de progresser, de faire mieux, et puis de me surprendre moi-même et de surprendre vous, de dire bah tiens, cette fois-ci je vais faire ça. C'est pour ça que avec Jacominus, j'essaye de changer de forme à chaque fois, parce qu'on, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais si on refait toujours la même chose, c'est pas très intéressant. Donc là, je voudrais faire de la bande dessinée avec Jacominus, cette série, ça me permet d'explorer toutes sortes de formes de livres et de narrations. Et je m'amuse beaucoup. Donc voilà, c'est la nouveauté qui m'intéresse pour l'instant. E devo dire che un altro aspetto che mi interessa tanto è il fatto di rinnovarmi costantemente, di fare sempre qualcosa di diverso, di meglio magari, e anche se vogliamo di sorprendere me e voi, i lettori appunto, ed è un po' quello che è accaduto con Jacominus appunto, che mi permette di esplorare con questa serie, di esplorare diverse forme e facendo cose che magari, evitando di fare cose che mi annoierebbero, diciamo così, e esplorando magari delle forme nuove, diverse. Ad esempio, non so, mi piacciono i fumetti, è una cosa che in questo periodo ad esempio mi piace molto, e quindi quello è qualcosa che mi sembra possa essere utile, possa essere interessante esplorare, però appunto grazie ad esempio a Jacominus ho la possibilità appunto di esplorare delle forme anche narrative diverse, e questa cosa mi dà tanta gioia. Bene. E i progetti per il futuro? Alors, un altro Jacominus? Oui, oui, oui. Donc, je suis en train de travailler sur la série Jacominus. Donc, vous l'avez compris, je garde le même univers, le même monde, les mêmes personnages, mais j'ai décidé à chaque fois de changer de forme, d'objet, d'impression et de type de narration aussi, de type d'écriture. Sans limite, en fait. Je ne veux pas faire deux fois la même chose. Je me suis donné ça comme principe. Donc, je suis en train de travailler sur un quatrième Jacominus. Donc, après l'album, le livre en papier découpé et le Leporello, je suis en train de faire un livre audio avec de la musique et du son.
Allora, devo dire che sì, abbiamo in cantiere, un nuovo episodio, per così dire, della serie appunto di Jacominus, dove abbiamo appunto un personaggio che ritorna, un mondo che è quello, ma grazie appunto a Jacominus e al suo mondo io ho la possibilità di esplorare forme diverse, oggetti diversi anche, e tipi di narrazione diversi assolutamente, perché mi sono riproposta di non fare mai la stessa cosa due volte, e quindi appunto dopo il libro da 2 metri piuttosto che appunto quello intagliato, adesso invece ci sarà un audio libro, quindi anche con tutta la dimensione del suono. Donc je vais faire aussi un travail de conteuse enregistrée. Je travaille avec des jeunes qui ont fait de la musique, qui ont créé des ambiances sonores qui pourront accompagner la lecture du livre. Et ils ont même décidé de me faire chanter. Bon, je suis désolée, mais je vais chanter. Pas maintenant. Donc voilà, on s'amuse, quoi. E quindi che cosa accadrà in questo libro? Che farò una cosa nuova, cioè racconterò una storia, il che vuol dire che ovviamente sono della mia voce proprio che si sentirà. Ho lavorato anche con e sto lavorando con degli artisti del suono, ovviamente artisti audio, che hanno creato degli ambienti sonori che accompagnano appunto la narrazione. E poi vi avverto, mi hanno fatto cantare, mi scuso a priori, ma così è, però insomma... Spero que vous plaisiez. Et j'ai un autre gros projet. J'avais fait l'expérience du roman graphique avec un livre, Uomini e Topi. C'est ça. Donc ça m'a beaucoup plu de travailler dans cette forme-là de roman graphique, vraiment, entre bande dessinée, littérature, etc. Et donc je suis en train de travailler sur un autre projet, mais dont je suis auteur moi-même. Parce que le travail d'écriture, c'est quelque chose que je développe beaucoup plus depuis 4-5 ans, depuis que je travaille avec Sarbacane, l'éditeur français. Et j'ai envie vraiment de... Je m'intéresse beaucoup plus à l'écriture aujourd'hui que je l'ai fait auparavant. Peut-être aussi parce que je suis un peu arrivée à... D'un point de vue graphique, j'y arrive plus. Enfin, j'ai plus de mal à progresser. J'ai un peu atteint mes limites, je crois. E poi devo dire che c'è un'altra cosa interessante, ovvero il fatto che alcuni anni fa mi ero occupata di una graphic novel, avevo illustrato appunto Uomini e Topi, ed è stata un'esperienza bellissima, devo dire, mi è piaciuta tantissimo questa cosa un po' a cavallo tra il fumetto, la letteratura, ecco, mi è piaciuta molto, tant'è che appunto adesso mi sto lanciando in un progetto appunto analogo, in cui però sono io l'autrice di questa graphic novel, e devo dire che ultimamente mi sto dedicando di più alla dimensione di scrittura proprio rispetto a quanto accadeva in passato, questo anche grazie al mio attuale editore francese che appunto mi sostiene in questo senso. Mi verrebbe da dire forse perché dal punto di vista grafico sto trovando, forse ho raggiunto i miei limiti e quindi appunto vado in quest'altra direzione. Et peut-être, je rajoute encore quelque chose. J'avoue aussi que je me rends compte que ce qui est génial quand on fait un livre illustré, qui est super intéressant, c'est ça. C'est donc d'associer les mots et les images. C'est une évidence, mais je perçois mieux aujourd'hui l'intérêt de cette association de deux codes visuels et textuels et des émotions qu'on peut faire naître de cette association. Et c'est donc c'est un mode d'expression qui est très particulier et ça va un peu au-delà de la simple illustration décorative qu'on peut faire aussi. Mais voilà, je crois que j'ai de plus en plus envie de m'éloigner de ça. Et j'en ai marre d'essayer de faire des beaux dessins, en fait. Bon, c'est bon, quoi. Maintenant, je voudrais m'intéresser vraiment à cette espèce de mise en scène dans les livres, images et textes. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à trouver. Ça me fascine complètement. Et pour tout vous dire, j'ai l'impression pendant 20 ans d'avoir fait beaucoup d'efforts pour être à peu près à l'aise dans ma technique. Je pense que j'ai fait vraiment des progrès. Enfin, c'est sûr, j'ai fait des progrès.
bon, c'est bon, j'ai un peu créé mon outil, je vais me contenter de l'outil que j'ai aujourd'hui, et maintenant j'ai l'impression un peu de pouvoir commencer à faire mon métier. J'ai vraiment eu ce sentiment il y a 2-3 ans. Je me suis dit, ah, c'est chouette, je sais pas comment dire, comme un coureur qui se serait dit, bon, maintenant je sais courir, maintenant je vais aller explorer le monde un peu, quoi, c'est ça, un peu ça. E devo dire che c'è un altro aspetto che trovo molto affascinante in questo periodo, ovvero il fatto che per quanto riguarda l'illustrazione e i libri illustrati, la cosa che a me affascina tantissimo è questo connubio tra le parole e le immagini. È qualcosa proprio che mi affascina, mi ha sempre affascinato, ma adesso in particolar modo questi diversi codici, cioè il codice testuale, quello visivo, che si uniscono per creare delle emozioni. È proprio una modalità espressiva particolare, molto particolare, che se vogliamo poco a che fare poi con una illustrazione più meramente decorativa. E se devo proprio dirla tutta, ne ho le scatole piene di fare dei bei disegni, perché sono brava a disegnare, guarda che bel disegno che riesco a fare, ne ho anche un po' abbastanza di tutto questo. Mi piacerebbe appunto dedicarmi di più a una sorta di mise en scène, di un allestimento per così dire, in cui abbiamo le immagini e il testo che funzionano assieme per creare qualcosa di particolare. E se devo dire quella che è la mia esperienza, quello che mi sento di aver fatto negli ultimi 20 anni, ad esempio, è fare grandi sforzi per riuscire a acquisire una tecnica che sicuramente ha fatto è progredita nell'arco del tempo. Non posso dire che non sia stato così, assolutamente sì, sono migliorata molto, tant'è che adesso devo dire ho finalmente il mio strumento di lavoro, questo sì. E quindi è un po' come se a questo punto della mia vita mi dicessi: ora lo strumento ce l'ho, adesso posso cominciare a lavorare. È un po' come, non lo so, un corridore che impara a correre, corre, una volta che sa correre bene dice: ok, adesso vado in giro ed esploro il mondo, per farvi capire.